Opera. La forza e i mezzi alle autorità intervenute. Thank you.
vigili, attenti! Oro! Un momento religioso da parte del parroco di Strigno. Sapete dove? Carissimi pompieri, a voi un cordiale saluto, ai giovanissimi, ai giovani, agli anziani con i suoi comandanti. Quando penso al pompieristico, quando penso a questo atto di volontariato, penso ai primi, quelli che hanno incominciato questa nostra missione 102 anni fa, e mi domando sempre: ma come facevano a fare i pompieri? Con che cosa facevano i pompieri? Ah, potete pensarvi, 100 più anni che non c'erano i motorescopio per le nostre pompe, che non c'erano automezzi, c'erano molti cavalli, tanti carri, e si arrangiavano con quello. Con il quale noi si lavorava per andare incontro a tutte queste cose che dovevamo vincere. Io domando, se noi facciamo ora un passo in avanti, arriviamo ad oggi. Oggi siamo pienamente per tagliare. Giusto, vi era la provincia, ma la provincia era un dovere, anzi, c'è un asilo, qualsiasi cosa avrebbe dovuto liberare prima di loro. L'aiuto di dare a questa massa qualche desiderio è pur dover rinunciare, ma radunata di pompieri, raduno qualche piccolo corcio, qualche piccolo musetto, però tutto ci metteva una preparazione di poter fare al massimo. Noi non abbiamo lavorato solamente nella nostra provincia, siamo andati a dove si cercavano la gente di poter consegnarle i loro cari. Chi di voi non è contento? Sono soddisfazioni che vengono tutte e sono tutte fatte dal nostro per praticare diritto e fare il bene sempre della nostra gente. Grazie. Ringraziamo il Signore che Carlo Zambiasi ha fatto la cronistoria solamente negli ultimi 40 anni. Al mio Presidente, un grazie al signor Sindaco di Strigno Elfo Zanghellini e a tutta l'amministrazione comunale. Grazie. Velocissimi tre telegrammi pervenuti un attimo fa che mi hanno consegnato da parte dell'assessore Vigilio Nicolini. Stanno dicendo i rituali di vigile del fuoco volontari che si terrà oggi a Strigno e si ringrazia molto. Non posso però assicurare. Thank you.
sociali presenta il pregio di consentire, a seconda del bisogno, l'utilizzazione da parte. La scala italiana verrà eseguita quest'oggi dai corpi di Tezze, Roncegno e Bino. Lui non si può dire l'età, ma ha 27 anni e che appunto dovrebbe essere l'unica ragazza effettiva del distretto. Quella di prima di raggiungere con successivi passaggi dell'attrezzo da una finestra all'altra o da un balcone al successivo. Anzi, ricordo i corpi comandati dal vice di signoretto Bardazzo, i corpi... Ecco, in questa occasione abbiamo riunito 12 scale, ogni scala, come la chiamiamo noi, verrà servita da 8 metta in opera la scala controventata in modo perfetto, cioè verticale in tutti e due i sensi di ciascuna scala. Un attimo per una foto. Vedi, vai via qua, eh. Sei tu, via. Dove farve per...